Ok, iniziamo. Una mano sul fianco, braccio teso e scendo lateralmente. Da qui butto fuori e prendo. Butto fuori e prendo. Ancora e prendo. 3, 2, 1, rientro e cambio. Quindi distendo l'altro braccio, mi fletto lateralmente, butto fuori e prendo. Butto fuori e prendo. Ancora fuori e prendo. 3, 2, 1, rientro, stretching della spalla, braccio teso, si avvicina al petto, faccio assistenza, spalla bassa e resto in posizione. Respiro, prendo, fuori. Ancora 3, 2, 1, cambio, assistenza sul braccio, spalla bassa e resto in posizione. Prendo aria, butto fuori, prendo, butto fuori. Ancora 3, 2, 1, ora gambe molto divaricate, scendo frontalmente, mani a terra, abbandono la testa, incurvo un pochino la schiena, gambe tese, resto in posizione. E siamo 3, 2, 1, lentamente posizione a V, quindi gambe tese, distendo bene la schiena, glutei che spingono verso il soffitto, testa giù e respiro. E siamo a 3, 2, 1. Ora, sempre da questa posizione, inizio a molleggiare con le ginocchia. Sollevo alternativamente i talloni, sempre destro e sinistro. Il bacino si sposta seguendo il movimento delle gambe, quindi si sposta da un lato e dall'altro. Molleggio e continuo. 3, 2, 1, fermo. Ora unisco un pochino le gambe, aggancio con un piede il polpaccio opposto. Gamba tesa, schiena ben allungata e respiro. I glutei spingono sempre verso il soffitto e resto. Ancora 3, 2, 1, sciolgo e cambio. Aggancio l'altro polpaccio con il piede, mantengo sempre la testa giù, schiena dritta e respiro. Resto qui 10 secondi. Ok, piano piano sciolgo, posizione quadrupedica, lentamente, mi preparo la mobilitazione e vado in curvo, fuori aria, in arco, prendo aria, in curvo, fuori, in arco, prendo, ancora, fuori e dentro, ancora, fuori e dentro. Ancora 3, 2, 1. Ora appoggio una mano davanti a me, distante, l'altro braccio teso si appoggia a terra e passa sotto. Appoggio bene la spalla, entrambe le braccia rimangono tese, glutei alti e resto in posizione. Respiro. 3, 2, 1. Ora dall'altra parte faccio passare il braccio sotto, appoggio bene la spalla, entrambe le braccia tese, glutei alti, schiena allungata e respiro.
e resto in posizione. Ancora 3, 2, 1, piano piano risalgo, ancora mobilizzazione, quindi incurvo e butto fuori, inarco e prendo aria, incurvo, butto fuori, inarco bene e prendo, chiudo e apro. 3, 2, 1, ora mani molto distanti da me, da qui scendo, appoggio la fronte a terra, glutei alti e resto in posizione. Del petto, spalle basse, da qui butto fuori e salgo, mi fermo e respiro, le spalle sono basse e resto qui. 3, 2, 1, ok, ora lentamente risalgo, mi siedo completamente sui talloni, appoggio la fronte a terra e respiro, mi rilasso completamente su questa posizione. Cinque secondi, 3, 2, 1, piano piano risalgo, ti stendo in avanti una gamba, l'altro piede appoggia a terra, spingo un pochino con il gomito sul ginocchio, l'altra mano appoggia dietro, leggera torsione, guardo dietro di me, la schiena è ben allungata e respiro. Ok, lentamente cambio. Faccio una leggera pressione sempre sul lato esterno del ginocchio, guardo dietro e respiro. Ok, lentamente lascio, passiamo nuovamente in posizione quadrupedica e come prima incurvo fuori aria, inarco prendo aria, fuori, dentro, mento verso il petto e apro bene, mento verso il petto e apro bene, ok? Benissimo, glutei a terra, gambe molto divaricate, da qui appoggio le mani in avanti, braccia tese, schiena ben allungata e resto qui, occhi chiusi e respiro. Ok, ora solo se riesco provo, posso provare a appoggiare avambraccio destro e sinistro a terra, ma se non riesco resto qui, in questa posizione. Quindi solo se riesco scendo e resto in posizione, respiro. Scendo su una gamba, l'altro braccio segue, appoggio bene la mano sulla punta del piede, allungo bene tutto il fianco e resto in posizione. Tre, due, uno,
Ora piano piano dall'altra parte scendo, il braccio mi segue, la mano appoggia sulla punta del piede e resto in posizione. Se non ce la faccio, mi fermo prima, mi fermo qui, altrimenti scendo. Passiamo schiena a terra, da qui un ginocchio al petto, l'altra gamba si distende, leggera trazione con entrambe le mani sul ginocchio, schiena ben allungata, occhi chiusi, respiro. Distendo la gamba e prendo l'altro. Leggera trazione sul petto e respiro. E siamo a 3, 2, 1, ok, ora entrambe le ginocchia al petto, le afferro con entrambe le mani, leggera trazione, resto in posizione, respiro. Sul ginocchio, lo lascio cadere sul lato, non arrivo a terra e riparto. Cambio lato, assistenza sul ginocchio, controllo tutti i movimenti, quindi le ginocchia non cadono sul lato ma le accompagno. Mi fermo e torno. Dall'altro lato, l'ultimo, e torno, ancora. Ok, benissimo, ora distendo una gamba, accompagno la discesa del ginocchio, appoggio il ginocchio a terra, apro l'altro braccio, guardo la mano del braccio in apertura e respiro. Ok, piano piano lascio, dall'altra parte, quindi faccio scendere il ginocchio sul lato, lo appoggio a terra, lo blocco con la mano e guardo l'altro braccio che si apre dall'altro lato. Leggera trazione della coscia sul petto e respira. Qui scendo con i gomiti
Spingo le ginocchia esternamente, unisco i palmi delle mani in posizione preghiera, schiena ben allungata e respiro. Non faccio questo, non mi abbandono verso il basso, ma cerco di aprire un pochino il petto e mantenere la schiena dritta. Ok, ora distendo le gambe, mani a terra, divaricata frontale, abbandono completamente la testa, gambe tese, respiro. Lentamente, ginocchia piegate, schiena incurvata, risalgo. E da qui scendo, prendo aria e butto fuori. Prendo e butto fuori. Salgo e scendo. Ultimo. Risalgo. Benissimo, il tuo allenamento è terminato. Noi ci vediamo nel prossimo video.